Giornata mondiale del vivere insieme in pace. Don Pasetto, cercare la pace è un dovere che si impone all'uomo. Per una chiesa in uscita, ATS di Focus, l'approfondimento sul secondo incontro del percorso di formazione del Centro Missionario Diocesano a San Michele con Alex Zappalà. Immagina se a Villa Severi torna il festival che promuove l'accoglienza e l'integrazione. I libri di una vita rivivono nella nuova opera di Giampiero Mughini, il giornalista ospite ad Arezzo. Weekend in fiore a Lucignano, torna lo storico appuntamento con la maggiolata. Bentrovati gentili telespettatori, e purtroppo in apertura di questo telegiornale diamo conto della notizia che riguarda la Cantarelli di Terontola che è fallita su decisione del Tribunale fallimentare di Arezzo. La notizia è arrivata con la Camera di Consiglio di questa mattina, dove il giudice Antonio Picardi ha relazionato di fronte ai colleghi Breggia e Grillo. Poi la presa d'atto che nonostante il maggior tempo concesso non ci sono state nuove proposte di acquisto da prendere in considerazione. E vi ricordiamo che proprio stasera è in corso di svolgimento la fiaccolata mariana per la Cantarelli e comunque per la dignità del lavoro in generale, ve ne daremo conto poi nel nostro telegiornale di domani. Giornata mondiale del vivere insieme in pace. Don Francesco Pasetto, cercare la pace è un dovere che si impone all'uomo. Oggi ricorre la giornata mondiale del vivere insieme in pace. Siamo in collegamento telefonico con Don Francesco Pasetto, che è parroco della Chiesa di Lonnano e che è autore di un libro che si intitola Pacifismo profetico e pacifismo politico. Don Francesco, è possibile per lei oggi vivere insieme in pace? Dunque, la risposta che io posso dare parte da un'analisi di tipo storico che ho condotto nel libro intitolato Pacifismo profetico e pacifismo politico. In questa analisi si riscontra chiaramente che è possibile vivere in pace insieme, perché ci sono tanti esempi nel corso della nostra storia di mondo occidentale e di mondo cristiano in cui gli uomini sono riusciti non solo a vivere in pace e insieme, ma anche hanno trovato modo di impegnarsi per la pace. Però io sono un cristiano, guardo con fiducia questi segni di speranza, ma non mi illudo. Come cristiano credo nel peccato originale, credo che la pace resti un ideale bellissimo, ma un ideale che come tale sembra e forse è irraggiungibile. Questo però non deve impedirci di capire quella lezione che ci viene non solo dal cristianesimo ma anche dalla filosofia, per esempio, dell'Ottocento, che cercare la pace rimane un dovere che si impone all'uomo come essere razionale, al di là di tutte le categorie che sono state inventate di pace giusta, addirittura di pace santa. Don Milani, rispetto a questo ideale, diceva che forse questo ideale irraggiungibile troverà degli nemici più forti della buona volontà degli uomini comuni. E così, se cerchiamo la pace, non riusciremo a salvare il mondo. Sarà importante però che riusciamo a salvare la nostra anima, non è una piccola cosa, salvare la propria anima. È bellissimo questo messaggio che ci regala Don Francesco Pasetto in questa giornata così importante. E ci spostiamo adesso a Villa Severi, ad Arezzo, dove torna un altro festival che promuove dei valori importanti, quelli dell'accoglienza e dell'integrazione. Si intitola Immagina Se.
Conflitto, speranza, pregiudizio e lotta per ogni tipo di libertà. Sono questi i grandi temi di Immagina Sé che il 25 e il 26 maggio 2018 ci aspetta al Centro Giovani Onda d'Urto. Noi abbiamo scelto in questi due giorni di fare una specie di festival, mettere insieme alcune associazioni per poter dire no a ogni tipo di discriminazione. E lo facciamo tramite laboratori, workshop, concerti. E poi quest'anno c'è una novità, abbiamo una scena multietnica dove quattro comunità, la somala, la senegalese, la siriana e la nigeriana, si sfidano in un gioco gastronomico per il piatto migliore, ma anche una presentazione del paese attraverso un video che si chiama Ti racconto il mio paese e le sue storie. Il 26 invece avremo un laboratorio sulla Libia alla mattina e nel pomeriggio gli Atlante delle guerre, che parlerà della guerra in Siria. A finire verrà presentato un libro che si chiama La mia rivoluzione e poi ci sarà un concerto dove si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio Hip Hop. Tra spettacolo teatrale, pittura, musica e cena multietnica, quanti sono i ragazzi in totale che sono coinvolti in questi due giorni? Allora, ci saranno i 30 ragazzi che gestiscono il Centro Onda d'Urto, che vanno dai 16, anzi no, ora 17, fino ai 27 anni. Poi ci sono tutti i ragazzi del servizio civile, che sono una cinquantina. A Immagina Sé, il festival del Centro Aggregazione Sociale di Villa Severi, anche la pittura, con i quadri viventi sul conflitto. Prendo parte alla rappresentazione del quadro vivente Guernica, che appunto cerca di rappresentare il conflitto che ha coinvolto la Spagna ai tempi di Francisco Franco. Una commemorazione per Aldo Moro e la sua scorta a 40 anni dalla scomparsa. In occasione dell'importante anniversario, le ACLI provinciali di Arezzo hanno organizzato la presentazione del libro Gli eroi di Via Fani, che alle 18 di giovedì 17 maggio, cioè domani, nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, permetterà di ricordare la figura del celebre statista e di conoscere i 5 agenti della sua scorta uccisi al momento del rapimento il 16 marzo del 1978. Protagonista dell'incontro sarà lo stesso autore dell'opera, lo scrittore e vice sindaco di Cavriglia, Filippo Boni. I libri di una vita rivivono nella nuova opera di Giampiero Mughini, il giornalista ospite ad Arezzo. Un'intera giornata all'insegna della cultura e della passione per la lettura è quella che ha visto protagonista Giampiero Mughini ad Arezzo, un doppio appuntamento che si è tenuto presso il Teatro Vasariano in cui il giornalista ha parlato dell'importanza del potere delle storie agli studenti del liceo classico Francesco Petrarca nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Nel pomeriggio lo scrittore ha inoltre presentato in un incontro aperto al pubblico il volume Che profumo quei libri, edito da Pompiani. I libri, sa, non è che sono della carta in cui c'è la storia degli uomini, le loro passioni, le loro angosce, le loro paure. E quindi, sa, quando uno parla di un libro è come se parlasse di tutto. Io, parlando di questi libri che amo particolarmente, assieme a tanti altri ovviamente, ho raccontato tutto quello che c'è stato di importante nella mia vita, gli incontri, le persone, come l'ho detto prima, le paure, le angosce, gli amori. Nel libro sono citati grandi nomi della letteratura del Novecento, Scerbanenco, Italo Calvino, Pirandello, solo per citarne alcuni. Come è riuscito a riunire tutti i pezzi della sua grande biblioteca che contiene oggi oltre 20.000 volumi? Ma sai, io da quando avevo 18-19 anni ho pensato che i libri fossero la chiave per capire il mondo in cui vivevo. Il mondo in cui vivevo, e quindi ho dedicato ai libri il massimo del mio tempo, della mia curiosità, della mia intelligenza, ammesso che io abbia un'intelligenza, e sicuramente loro mi hanno dato molto, è stato un investimento proficuo. In una comunicazione così veloce che va a ritmo di 280 caratteri come quelli di Twitter, qual è oggi l'importanza della lettura? Beh, se uno vuole percorrere il viale dell'imbecillità, vada avanti a forza di 280 caratteri di Twitter, e poi c'è un'altra strada, la strada di chi vuole capire, conoscere, capire la complessità della società, che è molto importante oggi in Italia con quel che abbiamo, col governo che non abbiamo. Che consiglio si sente di dare a questi giovani che questa mattina sono qui per lei?
Imparare a capire che il libro è la cosa vivente più importante che ci sia. A moderare gli incontri la giornalista Anna Martini, autrice e conduttrice della rubrica di TSD Un libro in tre minuti. Il progetto di alternanza scuola-lavoro vede coinvolti ovviamente il liceo classico, l'Università degli Studi di Siena e anche noi di TSD. E abbiamo portato oggi qui Giampiero Mughini per riuscire a passare un testimone importante. Il valore dei libri perché sono uno scrigno di identità e di storia di noi italiani. E se non lavoriamo nella memoria mettendo buone radici rischiamo di essere autoreferenziali, di perdere questo patrimonio importantissimo. Quali sono le energie rinnovabili? Come ridurre i consumi usando in maniera corretta gli elettrodomestici? Sono solo alcuni dei tanti insegnamenti di Energicamente, il progetto lanciato dalla Multiutility Estra e da Lega Ambiente, che è giunto alla sua conclusione, ha coinvolto ben 771 scuole e circa 50.000 bambini e ragazzi di tutta Italia. Energicamente ha messo gratuitamente a disposizione di insegnanti e famiglie una innovativa piattaforma online completa di percorsi didattici e attività ludiche, a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, anche nella provincia di Arezzo. Weekend in fiore a Lucignano torna lo storico appuntamento con la Maggiolata. È una maggiolata all'insegna dell'innovazione e all'insegna di tante cose belle per Lucignano. Ormai siamo abituati ad un livello altissimo, è un'edizione che viene dopo un anniversario importante che è stato l'anno scorso l'80esimo, quindi quest'anno abbiamo faticato per stare al passo, ma credo che c'è stato tanto entusiasmo, tanti giovani, i carri sono bellissimi, il tema rappresenta uno dei capisaldi della nostra gioventù che è il carosello e abbiamo un presidente di giuria d'eccezione che è il professor Claudio Santori. Noi siamo a fianco di questo evento, di questa manifestazione perché è un momento importante non soltanto per il paese, il borgo di Lucignano, ma dal punto di vista turistico perché ha la capacità di attrarre il Lucignano e quindi all'interno della nostra provincia tantissimi turisti. Coingas non poteva non accogliere questa manifestazione in quanto è una evento molto spettacolare che attira anche i turisti e quindi considerando di eccellenza l'abbiamo detto subito sì. Estra non manca di continuare a sostenere tutte le iniziative che hanno un ruolo promozionale, sociale e importante perché vogliamo fare di un modello territoriale un modello nazionale. Pablito Rossi, adesso veniamo al grande calcio, il taglio del nastro, tutto pronto per il taglio del nastro della mostra dedicata allo storico capocannoniere azzurro, tutti i dettagli nel servizio. La mostra appunto non è altro che cercare di far rivivere certi valori dell'epoca, di portare a galla insomma quello che era l'Italia di allora, quello che è stato davvero quel successo, perché è da quei successi che molte volte bisogna ripartire per creare un futuro. Siccome in questo momento, ahimè, stiamo attraversando un periodo poco felice per quanto riguarda le vicende della nazionale, cerchiamo comunque di far ricordare dei periodi storici importanti. Che riporta indietro di tanti anni quel mondiale dell'82 che l'Italia vinse, non dico quasi per caso, ma insomma in maniera inaspettata. Tutti noi ce lo ricordiamo, ci ricordiamo la grandissima gioia che è rimasta negli anni. Poi ne abbiamo vinto un altro nei mondiali da allora, ma quello fu per noi una sollevazione popolare veramente. Ci abbiamo Paolo Rossi che viene a portare i suoi ricordi, i suoi pezzi di storia personale proprio di quel mondiale e anche un po' la sua storia calcistica. Tutto questo si svolge alla Galleria Ivan Bruschi e verrà inaugurato lo stesso giorno del passaggio della Miglia Miglia, il 17 di maggio alle 18. Quello che mi preme un po' sottolineare è la figura di Paolo Rossi, che è uno sportivo vero a tutto tondo, che ci riporta a uno sport, il calcio, come era quasi 40 anni fa. Torna l'AFA Day, cioè la giornata dedicata all'attività fisica adattata. Si tratta di un programma di esercizi fisici ed attività aerobica da svolgere in gruppo, capace di migliorare lo stile di vita prevenendo la disabilità, in particolare nella fascia di età avanzata o quantomeno limitandola nelle persone affette da patologie croniche. Sabato 19 maggio al parco di Villa Severi di Arezzo ritrovo dei partecipanti alle 15 con saluto delle autorità, poi un confronto e approfondimento con personale della ASL sugli stili di vita.
alle 16, partenza della camminata e altri incontri informativi fino ad una merenda per tutti. E chiudiamo con il nostro approfondimento TSD Focus per una chiesa in uscita. L'approfondimento di oggi riguarda il secondo incontro del percorso di formazione del Centro Missionario Diocesano a San Michele, un'iniziativa che è rivolta a tutti coloro che sono interessati ai temi della missione, della mondialità e dei nuovi stili di vita. Andiamo a vedere l'intervista realizzata ad Alex Zappalà, ex segretario nazionale Missio Giovani, dalla nostra direttrice Elisabetta Giudrinetti. Grazie per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Alex, la missione è qualcosa che può entusiasmare, può prenderci, ma non è così scontata né affatto facile. Cosa significa oggi missione? Cosa significa essere missionari? Che appeal può dare e avere per un giovane oggi? Ma missione di sempre, anzitutto, è passione per l'altro. La missione, proprio nella sua etimologia, sei inviato verso un altro per portare una notizia, per fare qualcosa per l'altro, per condividere dei momenti. Per cui anzitutto ci deve essere proprio la voglia di andare, di mettersi in cammino, e quando ti metti in cammino puoi pure portare tutti i bagagli che vuoi, ma a una certa, insomma, le scorte finiranno e dovrai essere leggero. Per cui ecco, tra le prime cose c'è il desiderio di mettersi in moto e di andare incontro all'altro, con le difficoltà di incontrare l'altro, ma anche col desiderio, perché ogni incontro, se è vero che può rivelare anche degli aspetti difficili, complicati, le relazioni così, però ogni incontro può darti qualcosa, che una traccia che può rimanere in te tutta la vita. Quindi ecco, queste sono le prime cose nella missione. Perché così tanto interesse suscita per i giovani? Ai giovani la missione piace, anzitutto perché la missione sia di avventura, l'idea di poter solcare gli oceani per condividere del tempo con popoli di altra cultura piace. Quindi anzitutto ti muove una curiosità e anche l'opportunità che oggi, grazie alla tecnologia, l'opportunità di viaggiare, si può fare con facilità. Ecco, magari altre generazioni faticavano in questo senso, che adesso è più a portata di mano. Dopodiché, siccome io credo che in ognuno di noi, nell'umano, nei giovani soprattutto, c'è una propensione, una disposizione a darsi, a donarsi all'altro, anche se questa cosa non è chiara all'inizio, però c'è il desiderio di fare qualcosa per gli altri. Sono tantissime le mail che ho ricevuto negli anni in cui ho lavorato con i giovani, in cui mi dicevano: voglio fare qualcosa per gli altri, ho del tempo, vivere esperienze di volontariato, magari spesso nemmeno ben identificate, però alla base c'era il desiderio dell'altro, di donarsi all'altro. E questa è una cosa molto bella, anzitutto perché chi dice che i giovani di oggi siano, insomma, dei bamboccioni a casa, non è assolutamente vero. I giovani hanno bisogno di essere stimolati e poi resi protagonisti. Finché i giovani sono un po' oggetto, sono così, insomma, dei destinatari, ma mai protagonisti di un annuncio, allora è chiaro che non faranno mai il primo passo. Ma nel momento in cui una chiesa, come quella che sogna Papa Francesco d'altronde, ti dice: va, sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, cioè diventa proprio tu stesso protagonista attivo di un mondo altro, e beh, allora non li fermi più, perché i giovani, per loro natura, insomma, sono desiderosi di toccare i punti più alti del cielo, e ce la possono fare. In virtù del tuo ufficio hai viaggiato molto, hai raccontato ben 30 paesi, c'è un incontro particolare che ti è rimasto nel cuore? Ma gli incontri sono tanti, uno perché proprio quando a rendere uno spostamento un viaggio è proprio un incontro. Quello spostamento diventerà unico, diventerà un viaggio immortale nella memoria, proprio perché ha incontrato qualcuno, e in ogni viaggio io veramente qualcuno che ho incontrato. Senz'altro la storia di un uomo, di un mercante che aveva una bottega di souvenir, mi ha colpito, perché era il mio ultimo giorno in Benin, in questo stato, dovevo ripartire la sera, e quest'uomo, senza conoscermi, mi ha invitato ad entrare nella bottega. Insomma, mi ha venduto dei souvenir e poi mi ha fatto un regalo, mi ha lasciato in regalo la sua collana, dicendomi che
me la donava per il semplice fatto che probabilmente io e lui non ci saremmo mai più rivisti, in quanto insomma io abitante in Italia e lui in Africa, insomma ci saremmo mai più rivisti. E lui ha detto: e non voglio che tu ti ricordi di me come di un mercante qualsiasi che ti ha venduto degli elefantini, ma come di un amico che ti ha regalato la sua collana. E di quest'uomo io non smetto di parlare da anni, racconto di lui nonostante non l'abbia mai più rivisto, non ho una foto, non so il suo nome, non so esattamente cosa faccia nella vita in questo momento, però so di avere un amico in più che mi ha donato la sua collana, che custodisco gelosamente tra i ricordi più cari. Per partire verso la missione occorre essere in qualche modo tuttavia equipaggiati, tra virgolette, anche degli necessari strumenti tecnici. Quali potresti indicare come necessari? Ma senza dubbio, dicevo all'inizio, la passione per l'altro, quando parli di passione per l'altro, proprio la voglia di sedersi accanto all'altro, di fare in modo che le vite si incontrino, si incrocino, e per far questo devi fare un passo indietro. C'è un proverbio africano che dice: uomo bianco, ricorda che hai due orecchie e una bocca, perché è più importante ascoltare che parlare. E noi che siamo una cultura di chiacchieroni dobbiamo fare lo sforzo di tacere e di metterci in ascolto dell'altro. Quando ti metti in ascolto dell'altro succede una cosa meravigliosa, cioè cambi il punto di vista, il punto di vista dell'altro diventa anche solo per un attimo il tuo, e così diventi capace di guardare la tua vita con occhi nuovi, con occhiali nuovi, e questo è fondamentale se si vuole costruire una società altra, ma soprattutto se si vogliono costruire legami indissolubili. Nel momento in cui crediamo di conoscere tutto dell'altro che amiamo, perché è amico, amica o fidanzato, allora si rompe qualcosa, perché la relazione vive e si nutre e vive a lungo, ovviamente, se si continua a viverla come una continua scoperta ogni giorno. Nel momento in cui dici basta, so tutto, e allora non c'è più niente da fare. È fondamentale mettersi in ascolto, cambiare il punto di vista e guardare con occhi nuovi la propria vita. Qualche difficoltà può darlo talvolta la diversa lingua parlata. Sì, è vero, la lingua è un ostacolo, insomma, soprattutto perché è la base della comunicazione per noi oggi. Però la bellezza di chi fa esperienze brevi di visita missionaria è proprio sperimentare di poter entrare in comunicazione, in contatto con l'altro, anche attraverso altri canali che non sono più lo smartphone, non sono più la lingua, non sono più il codice culturale, ma sono gli sguardi, i sorrisi, i tocchi, i momenti condivisi insieme in silenzio, sotto un albero, a guardare lo stesso cielo, a sorridersi in maniera imbarazzata, tutte queste robe qui che in Italia ormai non li viviamo, non perché non siamo capaci, perché insomma le abbiamo sostituite con altre cose, con altri momenti. Quando fai esperienze di questo tipo li rivivi, allora la tua umanità viene a galla, pura, così com'è, senza filtri, ed è una cosa che ti piace meno nel momento in cui la vivi, perché ti senti nudo, ti senti scoperto, sei finalmente tu in minoranza in una terra straniera, sei tu lo straniero stavolta, quindi in quel momento è poco piacevole, però poi quando torni è tra le cose più belle che hai vissuto ed è tra le cose che sempre racconti. Chi desidera fare questa esperienza, a chi può rivolgersi se non sa dove andare? Senz'altro al Centro Missionario Diocesano, che è praticamente il motore di ricerca della missione, quindi qualunque giovane, adulto, famiglia, coppia che ha voglia di respirare aria missionaria, sia nella propria terra che eventualmente fuori, può rivolgersi al Centro Missionario Diocesano, che è proprio l'ente che il Vescovo, ma il Papa in persona, in carica per fare animazione missionaria. Il lavoro del Centro Missionario si tiene su tre pilastri: l'animazione missionaria, la formazione missionaria e la cooperazione missionaria. L'animazione è proprio quell'annuncio, quel dire che un altro mondo è possibile. Ma come è possibile? Occorre formazione, occorre imparare, occorre far palestra di missione, dico io, per fondare e per far diventare la missione uno stile di vita. E poi la cooperazione missionaria, che è il terzo aspetto, che altro non è che quel mettersi in gioco in prima persona. C'è chi parte davvero alla fine, c'è chi dà la propria vita per un tempo determinato in luoghi altri della terra. Quella è la cooperazione che si sviluppa sia nell'andare concretamente, ma anche a distanza attraverso progetti, attraverso sostegno solidale. Il tuo prossimo viaggio?
Torno in Tanzania, un luogo che oso chiamare casa, perché dove sono stato tante volte ospite, torno lì per seguire dei progetti e soprattutto per accompagnare una decina di giovani che arrivano da diverse parti d'Italia, che saranno al loro primo viaggio, per cui il mio ruolo è proprio quello di aiutarli a toccare questa esperienza col desiderio che tocchi la loro vita per sempre. Buon viaggio. Grazie, grazie a voi.